Qui abbiamo il mio caso, un paziente monocolare, 63 anni, in buone condizioni di salute, vedete, da 4 anni, vedete, con trattamento per endotelite erpetica e vedete, era stata poi esaminata nell'agosto 2016 e poi era stata bene per 6 mesi e poi vedete, è scoppiata la reazione. Cosa facciamo? Qual è la gestione? Potete scegliere tra la procedura triplice classica, la triplice DISEC, la triplice DMEC e la cheratoprotesi Boston di tipo 1. Come vi comportereste? La risposta è la triplice DMEC. Ha bisogno di un trattamento profilattico? Professor Holland e il professor San Nicola hanno detto che bisogna somministrare antivirali orali o una combinazione di antivirali orali e prednisone in questi casi. Qual è la vostra scelta? Avete 4 opzioni qui. Io ho fatto un piano di intervento, ancora non avevo deciso se DISEC o DMEC. Ho cominciato una copertura con steroidi e aciclovir 7 giorni prima dell'intervento, vedete le dosi. Poi ad agosto abbiamo potuto fare una triplice DMEC, qui abbiamo le immagini perioperatorie, qui invece abbiamo il primo giorno post-op, vedete c'è una parte ematosa a livello così temporale, vedete poi la paziente ha preso prednisone 40 mg in dose a scalare per 4 settimane, poi aciclovir orale, poi prednisone, vedete con quale regime, poi moxifloxacina e atoprina, vedete? E questa è l'immagine a 7 giorni, vedete che sta bene, c'è solo un po' di distacco periferico temporale, vedete? Continuiamo con il prednisone in dose a scalare, vedete qual è il regime, lo potete leggere in diapositiva, vedete? C'è un piccolo distacco qui che corrisponde a questo edema. Un mese di follow-up, vedete qual è la visual acuity, il graft sembra ben adeso, non compare alcun distacco periferico, la paziente è contenta e vedete, continuiamo con il regime che avete letto in diapositiva. E qui abbiamo al terzo mese una lesione che è tipicamente endoteliale, vedete, l'OCT del segmento anteriore mostra che c'è un po' di edema epiteliale, qui vedete la lesione endoteliale. La domanda allora è: quali sono le probabilità? Una è la recidiva in forma focale, una candida, perché siamo in India, vi sono molte infezioni micotiche, oppure un ascesso corneale posteriore, oppure una micosi non da candida, oppure un'epidermide da stafilococco. La probabilità, vedete, che sia una forma focale, certo, in questo caso che cosa si fa? Si aumenta la frequenza di steroidi e si aspetta di vedere la risposta? Si cominciano degli antimicotici, oppure si fanno gli antibiotici, oppure si fa una PCR e si decide? È una situazione nel nostro paese molto difficile, vediamo nuove micosi, nuove ulcere micotiche ogni giorno. Io ho scelto di fare una PCR e poi ho continuato il trattamento fino a che non ho avuto il referto della PCR, che è stato questo. Ho aumentato quindi la dose di aciclovir orale per 14 giorni e anche prednisone orale.
Vedete, poi ho continuato prednisone una volta ogni ora da continuare e poi un aciclovir in forma di unguento per 5 giorni e vedete, dopo 2 settimane il quadro si aggrava. Vedete l'immagine a retroilluminazione? Ha un aspetto abbastanza spaventoso, il colore dell'essudato è particolare, vedete? Guardate questa immagine all'OCT, vedete? La dice lunga. Cosa fare? È già monocolare? Passare a valciclovir orale o a famciclovir orale, al vancaciclovir oppure ignorare il referto della PCR e curarla come una micosi, come un'infezione da funghi, fungina. Abbiamo tutti gli antivirali nel nostro paese, comunque l'aciclovir è quello meno costoso ovviamente, anche da noi. Sono passata a valciclovir orale. 500 mg 2 volte al giorno per 7 giorni, poi 500 mg, vedete, una volta al giorno, prednisone, atropina, e a causa della tossicità ho interrotto appunto l'unguento e una settimana dopo l'aspetto è migliore, c'è anche un visus migliore, si è ridotto l'edema e vedete all'OCT abbiamo la scomparsa dell'essudato, vedete? Quindi ho continuato con questo regime. Non c'è consenso. Ho chiesto anche ad altri colleghi che mi hanno consigliato di continuare. Qui abbiamo dopo 2 mesi, qui siamo a marzo 2017. Vedete che il visus è migliorato, c'è un po' di haze stromale. Il valciclovir è stato interrotto poi dopo 3 mesi perché aveva cominciato a sviluppare dei problemi sistemici e poi dopo 14 mesi, vedete, qui siamo ad ottobre 2017, la paziente ha una scarring localizzato senza recidiva. Abbiamo smesso con gli steroidi e io tengo le dita incrociate. Se c'è una diminuzione del visus, le ho detto di avvertirmi immediatamente. E qui abbiamo un'immagine al microscopio, vedete una serie di eventi che sono accaduti in questa paziente a 5 mesi, a 14 mesi. Ho fatto poi un altro caso, vedete, con delle recidive, ho fatto 7 occhi, una delle recidive era una cheratite dendritica, gli altri 5 stanno bene, ho continuato il valciclovir orale anche per 18 mesi, questo è il regime tipico, io lo seguo sempre e ora, oggi ho capito, mi hanno detto, ho appreso che deve continuare per tutta la vita. Grazie mille.